Incredibile, ritornato. Le macchie sono proprio nere. Dalle ultime 3 ore non c'è stato niente di significativo. Questo è il tempo, grosso modo, che intervalla un flare dall'altro significativo. Quindi, beh, si vede che oggi non era in vena. Questa è una piccola macchia che forse si vede. Po' questa qui, si vede anche lei. Queste fanno numero nel conteggio del numero di Wolf. Andiamo a tenere d'occhio i raggi X che sono scesi proprio sottoterra. E quando era così, con la famosa 3664, la macchia che ha dato l'Aurora, era pronta per darne un altro di flare. Era quasi facile prevedere il prossimo flare. Adesso questa situazione vale per tutto il Sole e non si sa quale potrebbe essere il nuovo flare, da dove potrebbe spuntare. E né si capisce se il sole nel suo insieme è in vena di fare un flare oppure no. Adesso si sono viste altre macchie. Si vede, questo è un momento di buon seeing. Si vedono questi punti, quasi pori. Eccone un altro. Eccolo qua. Questo sta facendo qualcosina, adesso si impenna. Era troppo tempo che non succedeva niente e lui si accende. Mi sembra abbastanza evidente. Adesso ce lo dirà perché 51, questo è 47, mancano 4 minuti per lui dato. Sì, è partito un flare a lembo nella regione che ieri ci aveva dato il C9.
vorrei che mi finisce fuori campo, però possiamo lasciarla scorrere, anche se è un po' antiestetico. Si vede bene. Ora è il massimo, 18:52, mi sembra che sia adesso. Eh sì, si vede bene, bene, bene. Questo sta a dormire. Mancano 4 minuti al dato reale. Ecco, il flare che si presenta come una stella sopra il sole. In H alfa. Questo sta proprio brillando forte. L'insieme. È più brillante di tutto il resto del sole. Questo vale, sto flare. Valsa la lunga attesa, del tutto ignorato per ora dai raggi X. Si è acceso fortissimo. Si è diviso, si sta accendendo. Finalmente un flare. L'uccello è andato a controllare che ci fosse il flare alle 18:53 al 780° frame. Ora è il momento di farcelo vedere e invece non ce lo fa vedere. I flare vicino al lembo hanno dei problemi. L'ho letto nelle varie annotazioni che stanno scritte qua sotto. Sono qui. Qui sta avvenendo un po' di tutto, eh. Si vedono anche i giri magnetici. Ecco qua, Common for Limb Events. Non se ne accorgono con un gradual raise time, Common for Limb Events. Quindi ci sono dei problemi, non se ne è accorto. Alle 16:50 si è accorto di qualche cosa. Controlliamo la cupola perché se sono più bello mi fa l'eclissi. Il sole tramonta, sono le 18:55. Abbiamo sott'occhio questo flare. Se devo centrare di nuovo, probabilmente sì. È un bel flare in corso, flare al lembo. Troppo ingrandito così. Vediamo questo. Io l'ho valutato che dovrebbe essere almeno M. Forse ce la facciamo a vederlo tutto. Vediamo un po' di fargli calcolare un po' di cose. Allora, 16:53 M2.1,
detto. Oh, si vede. Si è drizzato letteralmente, solo che adesso è già sceso. Comunque consistente. Adesso si sta un po' smorzando. Tramonto sopraggiunge tra poco, però abbiamo fatto un M1.2 dall'inizio. L'avete sentito che l'avevo prevista. È arrivato 3 quarti d'ora dopo, ma lo possiamo perdonare. Allora, a questo punto, start un'altra capture e procedi. E mi dirà non c'ho più spazio, però almeno qui abbiamo questo che io non butterei. Che c'è il flare, colleghiamo i secondi iniziali. Si è spento il flare M2, è rimasta la cicatrice. Adesso abbiamo anche le informazioni finalmente da coso. Ecco il 2.17 si è sbrigato a dare il massimo, l'ha già raggiunto. M2.8, un signor flare, tipico del Lembo. La fine ancora non la conosciamo. E dai. Con la stessa intensità sta decrescendo. La metà di questo, quando arriva C4, quando arriva M1 si ferma. Adesso questo arriva al limite, ormai il tramonto è incipiente, ma il flare l'abbiamo preso. La regione attiva che ha fatto il regalino è stata questa, quella 3770 direi.
Mentre la 3763 è andata a nascondersi ormai. 3770. Possiamo fare un canto del cigno di cambio parametri. Vediamo se riesco a fare l'esposizione. Adesso si è andata a nascondere di qua. 1.5. Fino adesso mi consentiva di fare tante cose, adesso sono 1.6. Ecco, ho un po' più di visibilità qui, ma addirittura la macchia. Eh no, è questa qui, questa regione qui con due macchie satelliti, questa è già tramontata dietro. È la 3770. Con il flare che decresce l'intensità. Il sole che va piano piano sparendo. Forse possiamo curiosare nella corona. Perché quel flare si trova, ecco qui, guardate che meraviglia. Però non è sulla regione in questione. Quindi abbiamo curiosato pure sulla corona. Il flare è andato. Non ci sono emissioni coronali evidenti in questo flare. Il flare è tornato. Questa era la posa di prima, molto scura. Vicino al tramonto il cambiamento dell'intensità luminosa è molto più rapido. Bene, sono le 19:05 tra pochi secondi e il sole sta andando sotto la finestra telescopio. L'ultima immagine è questa qui. Soltanto il telescopio a Kalfa resta visibile. Cosa c'è? Tramonto iniziato. È passato pure un aereo spettacolare. A tramonto iniziato, l'aereo è andato a visitare la regione del flare e credo che ce l'abbiamo nel 350°F.